L'allergia è quella che tutti noi conosciamo, per, non so, uno mangia delle fragole per dire e poi comincia ad avere l'orticaria, quindi c'è un rapporto di causa-effetto immediato. Invece l'intolleranza non ha il rapporto causa-effetto, per cui è molto più difficile diagnosticarlo o anche solo sospettarla. Intolleranza significa, questo è molto importante, significa non riuscire a metabolizzare del tutto o in parte l'alimento che si sta ingerendo. Ma se io non riesco a metabolizzarlo, vuol dire che accumulo quella sostanza e creo spazzatura, ovvero le tossine. L'accumulo dove, fin dove l'organismo riesce a sostenere questo peso di immondizia, diciamo, dell'organismo, che può essere nel fegato, nei reni, nella linfa e così via, e quando però arriva la saturazione, quindi non ne può più, incomincia a dare i sintomi. E i sintomi sono di un organismo che cerca di difendersi da questa invasione di immondizia e di rifiuti e quindi cosa fa? Ha due strade, o elimina i rifiuti, cioè li porta via, o li dà fuoco. E cosa succede? Che l'eliminazione sono tutte le secrezioni, la pelle stessa, una via di eliminazione, tutti i liquidi che portano fuori, eccetera. Invece il bruciarli è l'infiammazione, lo dice la parola. Oppure si possono combinare fra di loro, come nell'allergia.